Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento settimanale dedicato alla più piccola ma allo stesso tempo agguerrita nicchia di questi schermi, ovvero gli appassionati di fragranze. E quindi sì, video profumato. Vi avviso, prima di iniziare, che Manila, che attende sempre il momento che mi metto a registrare, saranno in escandescenze, ha appena ribaltato da sola il soggiorno, dopo essere stata viziata, quindi non è che mancano le attenzioni qua, però ho già dovuto buttare due candele che ha rotto, due candele nuove tra l'altro, e adesso deve fare il suo concertino! Brava Manila, brava! Quindi se sentite piangere, miagolare, sappiate che ha tutto, cibo, acqua, coccole e niente, è un po' una diva, fa un po' la diva. Quindi, tra l'altro a conclusione di questo video la spupazzerò di coccole, però sarà un concerto, ci sarà un concerto in sottofondo che ormai nei miei video resta immancabile. E oggi, appunto, veniamo all'argomento sodo, ovvero profumi, e per l'occasione volevo raccontarvi profumi designer, visto che molto spesso, nonostante io abbia sempre portato anche profumi designer, profumeria tradizionale, commerciali qui sul canale, spesso leggo commenti in cui mi viene detto che vorrebbero avere più spunti, ci sono persone che vorrebbero avere più spunti dal punto di vista di profumi non di nicchia, e quindi per l'occasione ho deciso di raccontarvi alcuni dei miei profumi strettamente designer preferiti, alcuni dei quali sono presenti già in altri video, altri ve li racconto per la prima volta, però naturalmente mi baso su quelli che ho io, su quelli che ho in collezione, e se li possiedo è perché effettivamente li uso, mi piacciono, ce li ho, quindi tenete conto anche di questo. Sono dei profumi che effettivamente io utilizzo, non vi parlo dei profumi designer stupendi in generale, ecco, sono molto soggettivo. Quindi iniziamo, io ho deciso di togliere magari quei profumi designer, ad esempio voi se conoscete la mia passione per Comme des Garçons, che non è un brand di nicchia, è un brand designer, ve ne ho parlato tantissimo, quindi date per scontato che ci sarebbero 20 profumi di Comme des Garçons qui oggi. Uno l'ho scelto perché l'ho trattato poco, e tra l'altro è un profumo che ho imparato ad amare col tempo, anche perché nella mia graduatoria dei profumi Comme des Garçons era un po' dal meno preferito al più preferito, era molto in fondo, e poi da quel video ho imparato ad innamorarmene, quindi lo inserisco anche per questo motivo. Però se fossi veramente sincero fino in fondo sui migliori profumi designer, secondo me sarebbero quasi tutti Comme des Garçons per i miei gusti personali. Però, insomma, non potevo neanche proporvi sempre le stesse cose. Quindi, per l'occasione, 10 profumi designer commerciali per me imperdibili. Iniziamo! Io mi armo intanto di Mouillette e vi racconto un profumo che non vi ho mai portato sul canale, vi ho anticipato nelle storie Instagram ed è stato, diciamo, anche un po' in là per poter effettivamente fare questo video. E sto parlando di questa creaturina qui, che io possiedo in un formato 10 ml. Il profumo in questione è un profumo spettacolare che conferma come l'originalità, la sperimentazione e anche la sfida di trovare una fragranza divisiva non sia per forza una priorità della nicchia. Anzi, come ho detto già nelle story, avviene anche il contrario. C'è tantissima nicchia, quella diciamo cosiddetta piaciona, che in realtà non ha nulla di sfidante o e molto spesso non è per forza originale. Bisogna sempre valutare a singolo profumo. E decisamente il profumo di oggi, pur appartenendo alla categoria commerciali, sfata questo brutto stereotipo che c'è in profumeria e che non è vero, perché questo profumo ha tutte le caratteristiche per spiazzare veramente. E sto parlando di Aura, o Ora. Aura di Mugler, che è un profumo divino. Appunto, io ho il 10 ml, da quando ce l'ho trovato a pochi euro su Vinted, l'ho già usato metà e mi viene da piangere perché è un profumo fuori produzione.
non significa che non lo possiate trovare, perché ad esempio io l'ho trovato anche in full size nella profumeria del mio paese, ma ho deciso di regalarlo a mia mamma. Quindi io mi sono poi procurato un 10 ml su Vinted, e quindi questo per dirvi che è un profumo che comunque magari non nelle catene, perché nelle catene è molto più facile che quando un profumo va fuori produzione facciano il reso e via, deduco. Ma nelle profumerie di paese, nelle profumerie tradizionali fuori catena, secondo me lo potete trovare con facilità. E Aura, appunto fuori produzione, perché è una brutta cosa che le cose belle vengono messe fuori produzione, è un profumo pazzesco. È un profumo che viene categorizzato come femminile, nonostante per me sia unisex. Cioè, è vero che ha delle sfumature anche dolciastre, che a me di solito nei profumi non fanno impazzire, ma contando come la dolcezza anche nei profumi maschili ha sempre preso più piede, io trovo questo profumo ancora più unisex di tanti unisex che ci sono in giro. È categorizzato come femminile perché nella profumeria commerciale si fa questa divisione netta, però io sono sempre del parere che ogni profumo è potenzialmente unisex. C'è un profumo con più caratteristiche maschili o femminili in base al mood, ma in linea generale per me è la questione del come reagisce con la tua pelle, se ti rappresenta e se ti sta bene. Questo è il vero segreto. Aura è un profumo appunto pazzesco, tra l'altro da una persistenza e una scia importanti, ma d'altronde Mugler, i suoi profumi da Angel a Alien si sono proprio contraddistinti per essere delle bombazze. Tra le proposte, Aura è uno di quelli più discreti, se vogliamo, a livello di bombazza, ma è per me uno dei più sorprendenti dal punto di vista di composizione. È un profumo che è verde, denso, dolce e dark al suo tempo, il perfetto connubio cyberpunk. Apre verdissimo, proprio verde da giungla, ma giungla però immaginate la fantascientifica surreale, non una giungla realistica, con questa bellissima nota di rabarbaro che spinge l'acceleratore e che poi nell'evoluzione lascia uscire anche dei sentori leggermente più speziati, molto legnosi, e nel fondo la parte dolce è derivata da una vaniglia bourbon particolarmente intensa, che però, ed è questo che mi piace, pur essendo dolce, non è quel dolce gourmand, non è una vaniglia che rimanda al mangereccio, che è la parte, diciamo, La particolarità del gourmand che a me non piace, il fatto che le note come vengono trattate ricordino cose da mangiare, ma è una questione di gusti, eh? Quindi quando vi dico che è una vaniglia non gourmand è perché a me non ricorda assolutamente qualcosa da mangiare. È una vaniglia scura, intensa, spinta proprio, che mi piace molto. È proprio bello il connubio, è un profumo di contrasti, dall'evoluzione, secondo me, imprevedibile. Per me è un gioiello e dovrebbero riproporlo perché è scandaloso che sia messo fuori produzione. Cioè, se c'era un gioiello anche non troppo caro nella profumeria designer era questo, e per me è uno scandalo che sia stato messo, diciamo, al bando, ecco. Però pazzesco, trovatelo, provatelo, perché ne vale la pena. Mi hanno consigliato anche, quando ne ho parlato nelle story, il Flanker Ora Eau Sensuelle. Non l'ho mai provato, non credo di averlo mai trovato. Lo proverò, anche se il fatto che sia più leggero mi mette un po', nel senso, mi confonde, non mi fa salire un hype crescente, perché una cosa che mi piace di Aura è proprio il fatto che è tosto, è schietto, è dritto al punto. Però proviamolo, perché se la vibe è più o meno simile potrebbe piacermi altrettanto. Ma ora io pesco a caso qua, ecco, allora ve ne racconto due di fila. Vi ho parlato già nel video dei miei profumi di cui sono recentemente innamorato, di un Hermès Equipage Geranium, che sono riuscito a trovare in una profumeria a un prezzo stracciato, perché questa linea sta andando fuori produzione. Credo, se non erro, che in realtà non è che vadano fuori produzione, ma che stiano andando incontro a una riformulazione, e quindi questo è un momento caldo per recuperare, diciamo, i
classici di Hermès, perché se questo rumor dovesse essere reale, è molto probabile che le profumerie mettano queste rimanenze iper scontate, quindi dateci un occhio. E io, insieme ad Equipage Geranium, nel corso dell'ultimo periodo mi sono preso altre due fragranze di Hermès, entrambe spettacolari. La prima è Iris. Voi sapete che io sono fan dell'Iris, quindi questo è tra l'altro un Iris iconico. È un profumo che è stato lanciato da Hermès sul calare degli anni 90, quando la Maison era sotto la direzione creativa di niente poco di meno che Martin Margiela. Quindi anche dal punto che per me, dal punto di vista di Prêt-à-porter Hermès, è il mio periodo preferito. Aveva dato proprio quel... Madonna, sta salendo! Che buono che è questo profumo! Aveva dato proprio quel mood minimal, anche leggermente dark, intellettuale, e questo sicuramente si rinfaccia nelle fragranze, e in particolar modo in Iris, che dicono tutti essere stato un capolavoro all'uscita, che la versione odierna non rispecchia, diciamo, la perfezione del capostipite, però posso dire che è bellissimo sto profumo. Allora, è un profumo tra l'altro ideato dal naso Olivia Giacobetti, un naso che a me piace molto. Lei lavora molto con il minimal, evocativo, poche note ben calibrate. Ad esempio suo è il Passage d'Enfer di L'Artisan Parfumeur, e questa firma di Olivia Giacobetti si sente anche qua. Questo è un Iris che proprio mi piace, perché sfugge totalmente dal cliché di iris talcato, cipriato o comunque che rimanda ai rossetti, per andare invece dritto al punto, un po' sulle atmosfere di Iris Silver Mist di Serge Lutens, che è il mio iris preferito, andando invece su un iris molto terroso. Ed è buonissimo, è un iris iperterroso che ricorda quasi il sentore di carota. L'iris prende un po' queste, può prendere queste sfumature. È un iris intellettuale, è un iris silenzioso, mesto, ma allo stesso tempo di straordinaria eleganza. L'unico neo ha una durata molto bassa. Già l'iris, come nota, non è una nota che si fa sentire. A me piace anche per quello, perché è una nota che va scoperta, che è silenziosa, sussurra, però la durata obiettivamente è un po' bassa, però quanto è buono, io me lo rispruzzo proprio così, cioè è proprio buono, durerà sulla mia pelle un paio d'ore, non di più, ed è uno de toilette tra l'altro, però è un gioiellino, quindi andatelo a scoprire. Secondo me, pur essendo quasi fuori produzione, potreste trovarlo ancora, oltre che nelle profumerie che lo tengono ancora, anche magari in quei corner Hermès della Rinascente, per dire. Oppure attendiamo, perché è molto probabile che vengano riformulati quelli di questa linea. E un altro che ho dovuto per forza recuperare, perché era nella mia wish list da troppo tempo, ed effettivamente è un profumo che conoscevo già bene, che mi ha fatto innamorare, e di cui effettivamente sono innamorato, Bellamy. Bellamy è un classico maschile di Hermès, credo provenga dalla metà degli anni 80, eccolo qua, pazzesco, questo mi piace tantissimo e ve lo consiglio assolutamente se anche voi come me amate i cuoiati un po' tosti. È molto buono. Allora, non è un cuoiato tosto nel senso crudo del termine, come può esserlo un cuoiato di Naomi Gutzor, è un cuoiato comunque animalico, tipico di quel periodo anni 80 maschile, quando si andava in questi territori qua in controtendenza rispetto al fougère più classico, ecco, mettiamola così. Questo è un profumo comunque che ha una struttura abbastanza classica, perché lo sento che è un fougère praticamente, nel senso che ha una fortissima componente aromatica, ha un'apertura comunque agrumata piuttosto spinta che si sente tanto, ma quello che per me emerge è un cuoio pazzesco, pazzesco. Mamma mia, è un profumo proprio da uomo un po' inavvicinabile, furente. È un profumo che ti dà la spinta, secondo me, per iniziare la giornata
dandoti la carica, come se ti dessi, quando mi dite che ti senti in down, un profumo del genere può darti uno schiaffetto e dire ripigliati, ti dà motivazione, perché è un profumo comunque granitico, nel senso di pam, diretto al punto. Non è assolutamente conciliante, ma è elegantissimo, come succede per tutti i profumi di Hermès praticamente. È vigoroso, è forte. Allora, da cliché è un maschile, ma è molto maschile come atmosfera. Questo non significa che se siete donne, ma amate, diciamo, il profilo maschile, possa piacervi. Anche perché io conosco tante ragazze che amano indossare profumi molto mascolini. Ecco, questo è sicuramente ipermascolino. È proprio pam, tutto d'un pezzo. Mi piace molto perché comunque, pur essendo tutto d'un pezzo, è un profumo che vuole distinguersi, non è un profumo che scambi con i 200, con 200.000 altre fragranze tutte uguali, assolutamente no. Quando lo senti ti fa fare proprio un effetto boom, è proprio buono. È buono e pur essendo tosto, perché questo cuoio che spinge, i legni che spingono effettivamente danno una struttura anche un po' fosca, comunque sulla pelle veste in modo estremamente raffinato, e per me è un gioiello questo, e credo che pur essendo scuro sia perfetto anche per le mezze stagioni, primavera, estate, no, primavera, autunno, estate dovrei provare, però profumo anche, nonostante la sua particolarità, se cercate una roba versatile potrebbe essere una signature scent tranquillamente. Ma dopo Hermès, dai, vi racconto il Comme des Garçons che ho scelto per questo video. Sappiate che avrei messo 10 profumi di Comme des Garçons, perché è il 2, e l'Eau de Parfum 94, il Copper, il Rouge, Avignon, che è la mia signature. Avrei fatto, se avessi dovuto fare i miei 10 designer preferiti, sarebbe andata a finire così. Però un Comme des Garçons dovevo metterlo, per forza. E quindi ho scelto un Comme des Garçons che, quando l'ho usato la prima volta, ho un po' sottovalutato. E sono stato sciocco, perché questo è un profumo spettacolare e molto sottovalutato. Ha anche un buonissimo prezzo, perché è un profumo, poi ve lo racconto naturalmente, 100 ml, 90 euro, che nella media designer non è male, soprattutto ora che i designer incredibilmente arrivano a costare quanto i profumi di nicchia, e tu dici, ma perché? Questo mantiene un prezzo, devo dire, eccellente, soprattutto perché è un profumo particolare, è un profumo distintivo, che non è così semplice trovare degli ideali di paragone, ecco. È un profumo che la prima volta che ho sentito non mi ha comunicato granché, poi l'ho riprovato, me ne sono innamorato perdutamente, tant'è che sarà il mio compagno fedele d'estate, perché questo è un profumo tranquillamente 4 stagioni, ma in estate secondo me sarà la mia salvezza. Sto parlando di Standard. Standard è un profumo appunto di Comme des Garçons che realizzò in collaborazione con questo brand di mobilio, Artek, mobilio design, e Standard è un profumo pazzesco. No vabbè, è incredibile, è un profumo pazzesco che deve emulare, nella loro idea, dovrebbe emulare l'odore del compensato. Avete presente il compensato, che è un odore che a me piace tantissimo? L'odore del compensato quando andate in un negozio di mobili tipo Leroy Merlin, quelle cose lì, quando tagliano i compensati c'è quell'odore di legno. Oppure no, ancora meglio, sapete di cosa sa? Sa più che dell'odore del compensato tagliato, sa di quando ordinate dei mobili, tipo dell'IKEA, aprite le scatole per montare i mobili e sentite l'odore del legno nuovo, quando sa di quello. Sa di quello, ma lo reputo, vabbè, è un 4 stagioni, ma comunque delle caratteristiche che me lo renderebbero un profumo perfetto per l'estate, perché il mio problema con l'estate è che vanno i profumi agrumati che io non sopporto, quindi magari per quando fa veramente caldo ho bisogno di qualcosa che, pur non essendo un agrumato, indosso volentieri, e quindi questo è perfetto. Ha comunque delle note agrumate, ma non sono assolutamente le protagoniste, ha delle note più verdi e me lo rende proprio fresco da indossare, pur avendo questo tono legnoso
particolarmente protagonista. Addirittura, io vi posso dire anche questa cosa, l'insieme di note crea un'illusione di incenso, perché c'è qualcosa di un po' fumosetto. Vi giuro che la composizione, per com'è strutturata al mio naso, ricorda in modo pericolosamente simile L'Aus di Sorcinelli, ci somiglia tanto. Ovviamente L'Aus è un po' più scuro e spinto, ma comunque la struttura di note, quello che il mio naso percepisce, è come se fosse una versione fresca di L'Aus di Sorcinelli. Ci somiglia tanto, non sto scherzando. Madonna che buono, non vedo l'ora di indossarlo. È pazzesco. Pazzesco. E poi secondo me ha un eccellente rapporto qualità-prezzo, assolutamente. E devo dire che ha anche una buona durata, ha una buona durata, si fa tranquillamente mezza giornata. Andiamo poi da... dai, vi racconto brevemente questo, più che altro perché ve l'ho già portato, però non potevo non portarvelo perché è un profumo questo che corteggiavo da un pochino di tempo e mi ci sono buttato a capofitto. Voi sapete che io sono un grande fan della collezione privata di Chanel, della linea privata, perché trovo che tra le linee private sia una delle migliori, insieme a quella di Givenchy, che nessuno si fila e per me è un delitto. Però visto che nella linea, nel video dei designer, non vi volevo portare profumi delle collezioni private, ho detto porto lo Chanel, che per me è proprio la perfezione e che rappresenta al meglio Matteo Fumagalli. Uno Chanel che trovate facilmente anche da Sephora, Mario No e tutte le catene, quindi facile da reperire. Lui, che tra l'altro tra gli Chanel tradizionali, i classici, è uno di quelli meno considerati e per me è un delitto. Il numero 19. Allora, questo profumo è spaziale e io voglio risentirlo subito. Allora, lo Chanel 19 è un profumo uscito originariamente negli anni 70. Oddio che buono che è, sei buonissimo. È un profumo uscito, adesso stasera voglio mettermi lui, mi sa. È uscito negli anni 70, l'ultimo profumo uscito per Chanel nel momento in cui Coco era ancora viva, ed è l'ultimo profumo con lei appunto come direttrice artistica, è l'ultimo profumo che lei ha indossato prima della sua scomparsa. È un profumo pazzesco, un profumo molto androgino, anche se targetizzato femminile, questo è unisex, non c'è trippa per gatti. È un profumo verdissimo, iperverde, con un galbano strepitoso in apertura. Io amo il galbano perché dà quella sensazione di freddo verde, glaciale, in correlazione con tante note verdi, floreali, mamma mia che buono, sa di natura in un modo incredibile, ma soprattutto un grande protagonista all'interno della piramide è l'iris, e voi sapete che io lo amo, ed è la tipologia di iris che preferisco, l'iris verde, l'iris un po' malinconico, terroso, che però in questo ensemble dà proprio la carica. È un profumo elegantissimo, straordinario, mamma mia che voglia di sa di giardino bagnato, è bellissimo, è bellissimo. Allora, io ho l'eau de parfum, ma ho sentito anche l'eau de toilette, che per certi versi è più popolare. Mi piace, nel senso che è molto simile all'eau de parfum, però preferisco il parfum, l'eau de parfum, perché l'eau de toilette è un po' più fresco, questo invece è più denso, è più intenso, lo senti che è più ricco. C'è anche la versione poudré, che ha come protagonista invece quell'iris più polveroso, ed è una toto attenzione all'iris. Mi piace, ma preferisco il classico, perché il poudré mi ricorda pericolosamente Infusion d'Iris di Prada, che io adoro la follia, però sarebbero due profumi, averli tutti e due mi sembrerebbe ridondante. E a proposito di Prada, passiamo a Prada. Vi ho nominato Infusion d'Iris, che voi sapete essere un profumo che per me crea dipendenza e che mi devo rispruzzare di continuo. Allora io vi porto a questo giro un altro Infusion di Prada, in questo caso Iris Cedre. Quindi questo è un profumo della linea Infusion, ma soprattutto ha l'iris come protagonista. Io amo anche questa variante, per quanto per me il classico sia inevitabilmente top, però questo è spaziale.
Madonna, è incredibile. Allora, Infusion di Iris Cedre è un profumo che in realtà era molto popolare negli anni 2000-2010 con un altro nome, Infusion Dom. Era la versione pensata per un pubblico maschile dell'Infusion di Iris. Poi fortunatamente Prada ha deciso di mettere l'intera linea unisex, perché sono dei profumi veramente senza genere, per quanto nei Sephora, nelle catene, li trovate sempre nel reparto femminile, però questi anche il brand li definisce unisex. Quindi anche questo, che era la versione maschile, è stato rinominato Infusion Iris Cedre. È buonissimo. Allora, pensate, il DNA di Infusion di Iris, palese, uguale, quindi quest'iris polveroso, polvere di iris, che fa proprio effetto Maria Antonietta, buonissimo, leggermente addolcito dal benzoino, ma non troppo. Mamma mia, che buono! Con la differenza che qua c'è anche il legno di cedro, che gli dà un po' più di struttura e intensità, e soprattutto l'incenso, che qua si sente e che era presente anche nell'iris, Infusion di Iris classico, prima della riformulazione. Qua si sente questo tocco fumoso che per me è spettacolo puro. Bellissimo, pazzesco. Unico neo di questa linea, che per me altrimenti sarebbe perfetta, è la durata. Durano veramente poco tutti, ve lo dico già. Quindi io, quando decido di indossarne uno, me lo metto in borsa e devo rispruzzarmelo, perché sennò non si vive. L'altro Prada che vi ho portato, su questo non mi soffermo troppo perché ve ne ho parlato tanto, però io lo amo tantissimo, è Amber, che in realtà si chiama così, ma all'epoca della sua uscita nel 2004 si chiamava Prada, sostanzialmente. Allora, Amber è il profumo signature di Miuccia Prada. Molti credono che sia fuori produzione, perché un tempo si trovava con molta facilità. Vi posso dire che non è fuori produzione. Madonna, buonissimo! Non è fuori produzione, anzi, è un profumo che continuamente Prada ripropone, con la differenza che fa dei batch più piccoli e che, rispetto al passato, adesso è distribuito solamente nei monomarca di Prada, oppure nei corner Prada della Rinascente, per dire. Ed è un profumo che comunque costa quanto un designer normale, quindi non è della linea privata, semplicemente hanno deciso di renderlo un filino più esclusivo. Però si trova, io mi ricordo di averlo pagato, forse c'era anche qualche sconto, sui 60 euro. Comunque un 80 ml, però secondo me viene sugli 80, tra gli 80 e 100 dovrebbe costare. È buonissimo, è un profumo che sa di Milano, cioè sa proprio di classe, eleganza Prada, con carattere un po' raur, però comunque elegantissimo, elegante e un po' sfacciato. È un profumo che ha il patchouli come nota dominante, assolutamente. Deve piacere il patchouli, io amo il patchouli. È un patchouli però molto pulito, non ha quel tocco di stantio, è un patchouli però che spinge, e spinge in connubio con note ambrate, quindi è l'unione di ambra e patchouli. E può ricordare, se lo conoscete, come vibe Coromandel di Chanel, un altro profumo che io adoro tantissimo, con la differenza che Coromandel è leggermente, anzi è molto più orientale di Prada. Il Prada è milanese, sappiatelo, cioè proprio è il profumo che vedrei bene su una milanese, un milanese, infatti è il profumo di Miuccia, perché è schietto, però allo stesso tempo è pulito, è elegante. Spinge, perché spinge, si fa sentire, dura tanto, mi piace da pazzi. E con grande rammarico viene definito un profumo da sciure. Non sono assolutamente d'accordo, anzi non c'è niente più di più unisex del patchouli, secondo me. Quindi via, provatelo perché ne vale la pena, è un gioiello. Ma ora io vorrei passare da quello che molti definiscono il miglior profumo designer maschile attualmente in commercio, o comunque non tra i super classici, ecco.
Posso dire che sono d'accordo con la maggioranza, nel senso che quando l'ho provato istantaneamente ne sono rimasto incantato e ho dovuto averlo. Il profumo in questione è Dior Homme Intense. Allora, io il Dior Homme classico non lo amo particolarmente, mi sembra un po' già sentito. Allora, attenzione, io mi riferisco alla riformulazione odierna, non all'original che poi è stato riproposto da Dior nelle sue boutique. Quello che si trova in commercio, lui non mi piace, così come non mi piace il Dior Homme Sport. Questo invece, raga, Lantons è qualcosa di divino, perché è un profumo che ha un iris particolarmente protagonista. Madonna che buono che sei, sei buonissimo ed effettivamente è classe, eleganza, raffinatezza, è un iris proprio pieno, polveroso, denso, in connubio con la vaniglia, una vaniglia che però diventa polverosa. Mamma mia che buono che è, ricorda un po', nel caso in cui li conosciate, è una riproposizione, credo che il Dior Homme sia nato comunque sotto la direzione creativa di Eddie Slimane, lo storico direttore creativo di Dior Homme, ma che ora è da Celine, ed effettivamente questo modo di lavorare l'iris in connubio con la vaniglia ricorda molto le fragranze della linea privata di Celine. Ci somiglia tanto, potrebbe essere un profumo di quella linea lì, quindi se l'ha ideato Eddie Slimane si capisce, si sente. C'è il tocco proprio, è un profumo che consiglio a chi vuole sfuggire dalla sbornia di fragranze blu, che sanno di shower gel, che io non tollero, che è il trend di adesso nel designer. Però è vero che è un profumo che ha lanciato anche tanti emuli da Givenchy, Valentino, eccetera, però questo per me è imbattibile. Mamma mia che buono. Dicono che duri poco, io devo dire la verità, sulla mia pelle è dura, si sente. Io reggo bene l'iris però, come nota. Madonna che buono, crea dipendenza, è proprio sexy anche. È sexy ed elegante. Se volete un profumo da chiappo, unisex, non fate caso al fatto che ci sia scritto Homme, perché questo è unisex, punto. Se volete un profumo da chiappo, ma non volete far capire che state acchiappando, potrebbe funzionare, perché è di un sexy, madonna. E poi su pelle è proprio magico. Mamma mia, è squisito, squisito. Provatelo, l'Intense, Dior Homme Intense. Poi se vi piacciono anche l'Homme e Sport, top. Però questo è l'unico che vorrò avere sempre in collezione. È pazzesco, niente da dire, niente da dire. Mi unisco al coro degli entusiasti. Poi, allora, ne abbiamo solo due. Io vi voglio riportare lui, anche se già agli albori del canale ve ne ho parlato. È un profumo che avevo terminato e che poi mi è stato regalato per l'anniversario. E quindi io sono contentissimo di averlo in collezione e sto parlando di Ombre Leather di Tom Ford. È un profumo che a me piace moltissimo. È uno dei miei designer preferiti, lo dico senza problemi, veramente buono. Anche questo è un profumo bello sexy, è un profumo cogliato. Attenzione però, perché a me piace molto la nota del cuoio e mi piace quando è cruda, densa. Questo è un cuoiato che io adoro, ma non immaginatelo assolutamente come un profumo che sa di cuoio realistico, nel senso ovviamente non sa di conceria come ce ne sono alcuni, tipo Leather Eyes di Essendurga. Questo è un cuoio ammorbidito, leggermente addolcito, molto elegante, si sente, è sensuale, è travolgente, è un profumo proprio ben fatto, di classe. Mamma mia che buono che è. È proprio buono, però se cercate il cuoio crudo, realistico, no. Ha un cuoio spinto, ma è molto in accordo con altre note che lo rendono più avvolgente, più morbido, più sensuale, avvicinabile, proprio crea dipendenza. Non è respingente, non è neanche scuro, non è un profumo scuro. È un profumo però che si potrebbe indossare con un outfit un po' da bad boy, tipo giacca di pelle, jeans neri, questo sì. Che classe però, questo è proprio buono, buono buono vero.
E sono veramente contento di riaverlo in collezione perché spacca. Voi sapete che di recente mi sono innamorato anche del Baudjour di Tom Ford, ma ve ne ho parlato di recente, quindi ho deciso di riportarvi lui. E per concludere, uno dei miei must assoluti. Lui lo conoscerete già se mi seguite da tanto tempo, però da un po' non ve ne parlo e quindi lo riporto. Yoji Yamamoto Home. Allora, questo è bellissimo ed è stato uno dei miei primissimi profumi da fan di Yoji Yamamoto. Proprio l'avevo preso a scatola chiusa e poi fortunatamente me ne sono innamorato, ricomprato e niente da dire, è veramente splendido. Allora, è un profumo che non ha grosse complessità in realtà, ma pur fornendo, diciamo, una struttura piuttosto classica, è unico, cioè non assomiglia a nient'altro secondo me. Madonna che buono, questo l'ho indosso tantissimo a mezze stagioni o anche estate. È un profumo che a parte leggermente agrumato, ma poi entra in gioco la violetta, entra in gioco il cuoio, legno e limone. E violetta, secondo me, sono le note che creano questo connubio incredibile. È fresco, ma non è banale. È è come se fosse un gioco di luci e ombre. Ci sono delle note più luminose, ad esempio il limone, l'agrume, ma ci sono anche delle note più scure, questo cuoio sottofondo, i legni, questi accenni più fumosi, e mi danno proprio l'immagine che per me lo racconta benissimo, è lo studio scarsamente illuminato, magari da una candela, di un poeta giapponese, che scrive le sue poesie a lume di candela. Semplicemente pazzesco. Niente da dire. Ma voi lo sapete, è sempre uno dei miei preferiti, senza se, senza ma. E detto ciò, questi erano, credo di averli detti tutti, sì, i miei 10 profumi commerciali, designer, preferiti. Fatemi sapere qual è il vostro preferito. Vi ho dato degli spunti interessanti, qualche profumo che correreste ad annusare. Insomma, scatenatevi. E detto ciò, vi aspetto a un prossimo video. Vi mando un bacione e ciao ciao!